calmare la plebaglia con una punizione che la impietosisse, Pilato diede ordine di flagellare Gesù secondo l'uso romano. Ma il popolaccio, alzato dai farisei, continuava a gridare: «Sia crocifisso!». Fra il tumulto e il furore popolare, Gesù fu condotto dagli sgherri sul piazzale. Il Signore venne trascinato bruscamente vicino al corpo di guardia del pretorio, dove si trovava la colonna di marmo munita di anelli e ganci, essa era destinata esclusivamente alla flagellazione dei condannati. I flagellatori che svolgevano la funzione di carnefici nel pretorio erano mezzi ebri, sembravano bestie assetate di sangue. Essi avevano nello sguardo qualcosa di diabolico. Vicino a quella colonna avevano fustigato a morte molti altri condannati. Benché il Salvatore non avesse opposto alcuna resistenza, venne trascinato con le funi. Gesù, davanti alla colonna, si tolse la veste, con le mani gonfie e insanguinanti. Poi pregò e volse per un attimo lo sguardo verso la sua santa madre immersa nel dolore. I carnefici, senza cessare le loro orrende imprecazioni, legarono le mani di Gesù a un grande anello fissato alla sommità della colonna dell'infamia. Due di quei bruti, assetati di sangue, iniziarono a flagellare il corpo immacolato di Gesù, provocandogli più atroci tormenti. Le prime verghe di cui si servirono gli aguzzini sembravano fatti di legno durissimo e nervi di bue. Dorso, gambe e braccia venivano lacerati sotto i pesanti colpi del flagello, finché la pelle a brandelli col sangue schizzò sul suolo. I gemiti dolorosi di Gesù sofferente erano soffocati dal clamore della plebaglia e dei farisei e continuavano a gridare: «Fatelo morire, crocifiggetelo!». I carnefici si avventarono contro Gesù con cieco furore, usando bastoni nodosi con spighe e punte. I colpi dei loro flagelli laceravano la carne del Signore, fino a farne sprizzare il sangue sulle braccia dei carnefici. Presto quel santo corpo fu ricoperto di macchie nere e rosse. Il sangue colava a terra ed egli si muoveva in un tremito convulso tra ingiurie e dileggi. Poi Gesù venne slegato. E di nuovo legato, questa volta col dorso contro la colonna. Ripresero così a fustigarlo. Gesù aveva il corpo ridotto ad un'unica piaga e guardava i suoi carnefici con gli occhi pieni di sangue, come se implorasse la grazia. In risposta ai suoi flebili gemiti, la loro furia aumentò e uno dei carnefici lo colpì al viso.
L'orribile flagellazione durava da molto tempo e il corpo di Gesù era martoriato da innumerevoli ferite. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» e gli davano schiaffi. Poi lo condussero al pretorio. Silenzio.